Attenzione! Dall'episodio 9 in poi ci saranno scene abbastanza brutte. Tutto quello che accade nel gioco non sarà problema mio. Se per caso vi verrà un infarto oppure dei vomiti, non potete accusarmi di nulla. Quindi, se non volete continuare, chiudete subito il video, altrimenti, buona visione! Per quelli che non vogliono vedere il video, si guardino... un porno. Sì, un porno. Salve amici di YouTube, benvenuti in questo 11° episodio di Amnesia. Speriamo che sia l'ultimo. Se durerà 4 minuti, 6 minuti, 7, 8, 9 minuti, ragazzi, fa niente. L'ultimo episodio durerà 9 minuti. Vi devo dire, ho 4 minuti, quanto sarà? Se no, se volete, rimaniamo fermi così e non continuiamo. Ecco, vi rispiego sto macchinario, così almeno nel nono, decimo episodio non l'avevate visto. Due schiacciate, questo vi si allunga, questo girate la manovella per chiudere quella che c'è là, eccola lì, schiacciate questo, vi purifica, vi fate una bella doccia, risollevate questo, oh no, questo era questo, sì, era questo. Abbassate questo, se mi ricordo. Ok. E questo lo accade così. E va panchiacola. Bene. Qui non c'è niente che mi potrebbe essere d'aiuto. Qualche cervello in più. Perché ragazzi, siamo arrivati alla fine quasi. Quindi i bambini danzanti. Studia ossessivamente giornali e periodici alla ricerca di nuove invenzioni. Sono l'architettura per valutarci tutti, proclama Edwin e Enoch, continuano a giocare ignari. Ma io ragazzi devo ancora capire sti bambini che cazzo ci fanno in un... vabbè. È un promemoria, che cosa... Mi sono raggomitolato nella branda, tormentato dalla malattia e dal sudore. Puliscono la stanza attorno a me, ma posso sentire solamente la voce che proviene dalla mia gentile delle pietre. Lei canta per me e in sogno una grande macchina. Costruiremo un nuovo mondo dalle rovine del vecchio. Pianteremo i fiori in una cassa toragica putrescente e li faremo crescere, finché impediranno al cielo di cadere. Ricordo come mi sussurrava mentre ci rotolavamo tra le nausea e il vomito. Ricordo anche quando siamo giunti a Southampton e abbiamo pianto entrambi, perché era una dissacrazione tale e quale a quella che mi era stata cantata. Poi siamo giunti a Londra e l'ho sistemata su una mensola nel caminetto. E sono andato nella casa e ho radunato la servitù e ho cominciato a ricostruirli. E poi sono andato nel giardino e ho seppellito quei teschietti frantumati sotto la sotto le piangenti escrescenze del rododentro. Una usa, ma no, vabbè, se mette rododendro. Vabbè. Se no leggiamo rododendru, che è sardo, e siamo a posto. Bene. Ragazzi, qua ho paura. Vado avanti, 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 un po' avanti. Mi fermo, metto la lanterna bassa, perché ogni volta tanto so già che un pigli mi appare davanti. Indietro, promemoria. È la prima volta che hanno detto papà, il mio cuore si è sciolto, come se nel sangue congelato a terra venisse esposto al sole per scaldarsi e tornare liquido. Erano inseparabili, sempre insieme, un'unica anima in due corpi, il mio amore non aveva confini, morirei per voi.
sussurravo loro nel sonno. Ucciderei, manderei in rovina il mondo intero per proteggervi. Ho combattuto attraverso oscure gallerie enormi, su oscure gallerie, enormi motori, le bestie più feroci. Ho stretto un patto ed è drenato questo allagamento e sto arrivando a prendervi, bambini miei. Io ho paura che i suoi bambini siano diventati dei pigli. Vabbè, ma comunque. Vietato l'accesso al personale non autorizzato. La direzione. Stop. Vietato l'accesso al personale non autorizzato. La direzione. E allora siamo arrivati a Londra. Mi hai sistemato su una mensola del caminetto. Hai radunato la servitù e ci siamo prefissati di costruirne. Ho paura che ci siano due finali. Perché se sei andato in giardino a seppellire quei teschetti frantumati. Ragazzi, io farò così. Salva ed esci. Perché tanto so già che ci saranno due finali. Scommetto. Carica questo, riapri, sì, perché sappiamo entrambi che ci saranno altri due finali. Ok, così è come se non l'avessi mai fatto. Perché o muoio, è normale, o posso sopravvivere, come in Amnesia Machine, cioè Amnesia The Dark Dash. Vediamo. Sì, però sei troppo corto. Per i tuoi figli, Mendus, per non farli vivere nel mondo che tu hai creato. Per tutti noi. Per tutti noi. No! Aia, questa è la canzone iniziale. Questa è la fine, ragazzi. Si capisce, no? Mendus, sei una testa di cazzo. Questa musica è bellissima. Sono arrivato? Grazie. Oh mio Dio, cos'è questo posto? Ah, una volta parli finalmente. Grazie. Ci ho provato davvero. Avrei mantenuto la promessa, li avrei sempre protetti. I miei occhi sono i tuoi, il mio cuore è il tuo, pur di salvarli li strapperò a questo mondo putrido e li darò alle fiamme. Sì, grazie, ma... Lo scopo qual è? Lo scopo qual è? Lì non potrò andare, quindi va a cagare. Devo per forza sentire sta cosa. E non provavo alcun dolore. È un trattamento umano. Mi siedo. Umano, professore. Determinando forse la soglia della sofferenza sulla base della condizione umana? Chiedi al mendicante, professore. All'orfano e alla puttana. Chiedi all'affamato, al debole, al malato, al suicidio. Chiedi a loro di definire cos'è umano. Cos'è? Un
uno dei due sarà, eh. Non è ancora finita, ragazzi. Che culo, eh. Questo bastardo, quel bastardo è arrivato anche qui. Questo è l'epicentro della sua opera. È qua che è iniziato tutto ed è qua che finirà. Cercherò l'origine di questo sbarramento e neutralizzerò questo sabotaggio una volta per tutte. Magari è stato lui e lui non l'ha ancora capito. Vabbè. Ragazzi, io pensavo che era l'ultima puntata, ma credo che continuerò ancora per molto. Grazie! Purtroppo. Avrò un piggy con cui combattere anche, magari. Niente, chiudi. Ah, ho capito. Bene, fatto. E che era chiuso il tubo. Ragazzi, quando il tubo si fa... allora, andiamo avanti. Quando il tubo non riesce ad entrare, non c'è nulla da fare. Quindi, ragazzi, non so che dire. Adesso può entrare? Grazie. Questi rumori a cazzo così, a minchia. Ok. Promemoria. Ora devi trovare i comandi di accensione e avviare ancora una volta la macchina. Procedo a grandi falcate su queste passerelle. Euforico, sto arrivando, miei figli miei. Vi ho quasi salvato. Sì! Però siete questo... Non mi piace sta voce. Presto, presto, l'ansia inizia a mancare. I loro vicini diventano... Ciao, Giunici, meglio, sto stanno soffocando. Papà, papà. Ora Mendus, liberali, liberali tutti. Come li libero? Sono chiuso. Cosa cazzo succede? Cosa? Sono vivo, respiro, sorgo e mi innalzo per schiarire il cielo e calmare le acque. Siamo a Hitler. Girerò le ruote nel mondo e indirizzerò il futuro sulla via della renderizione. Dove sono i miei figli? Avevi promesso i miei figli? Il mio momento è giunto. Porci, ancora porci. Mio figlio? Boys. Bambini, mi dispiace Boys. Davvero. I'm sorry. I'm so sorry. Oh mio Dio. Non va bene. Non va bene. Ho visto delle cose orrende nella mia vita, ma non questo. Cioè, poveri bambini, cioè. Mendus, il sabotatore. Al suo interno sono racchiuse prodezze ingegneristiche in grado di far fremere d'invidia persino i cervelloni dell'istituto. Sì, ma i bambini... Papà? Sì, ma non mi è apparita all'improvviso. And... Rimergendo ho alzato lo sguardo verso il sole indifferente, maledicendo questo mondo di dolore e disperazione.
This civilization built on the ricketed bones of the unfortunate, on the greed and swell of mammon and empire. Cradling a stone egg in my jacket, I kissed my children farewell, and I crawled my way home. Tutto sto casino per scoprire i miei figli. Può un uomo ricostruirsi da capo? Può un uomo, dopo aver realizzato cosa è diventato, ridursi ai mattoni essenziali e ricominciare le nostre anime? Sono solo questo, piccoli ingranaggi e meccanismi, macchine indicate con una funzione che qualche riflessione è possibile riassegnare. Un uomo definito dalle proprie azioni e da ciò che apporre può davvero sabotare la macchina del proprio corpo finché questi figli della sua anima non trovano un nuovo moto. E così risvegliarsi sotto un nuovo sole, un nuovo anno, un nuovo secolo con la speranza nel cuore. Scusate, c'era una frase qua. Un nuovo secolo con la speranza nel cuore. Questo mi domando mentre protendo le mani verso i cavi scoperti. Esiste redenzione possibile per una creatura come me? E se non esistesse, è sicuramente meglio morire fra le mie creazioni che continuare a vivere come mostro. Però, caro mio, hai fatto delle puttanate veramente. Devo salire su per forza. Questo è quanto, il sabotatore ero io e la voce del telefono era lui. Ma che dire di noi? Che cosa ci collega? Non posso certo essere responsabile di tutto quel che mi circonda. Non ricordo. Tutto ciò che afferro è un istante. Il mondo che si scinde in due visceri dell'umanità che si riversano da un orifizio lacerato verso il mio cuore aperto e biforcato. Quanti minuti siamo? E poi scopriremo, io poi scoprirò se c'è nell'altra via, se c'è un finale diverso, perché magari ci sono sempre due finali. Where are they? Dove sono? Dove sono i miei figli? Where are my children? Perché lo chiedi, Mendus? Sai bene qual è la risposta. I bambini sono davvero delle creature tanto meravigliose quanto utili. Gli sfortunati dell'orfanotrofio si sono rivelati indispensabili per pulire i condotti del vapore più larghi. Pare che del materiale proveniente dal processo di macellazione si possa infatti vaporizzare al fonte e trasportato nell'aria come la polvere, si fissi nelle condotture, rovinandole. Periodicamente riduciamo la pressione e mandiamo uno di quei folletti nelle condotture e pulire il grasso accumulatosi. Armati solo di una corta scopa, i nostri piccoli esploratori si avventurarono nel buio. Ovviamente possiamo tenere bassa la pressione solo per i brevi periodi, quindi devono essere veloci, altrimenti rischiano di finire intrappolati e bolliti nei vapori quando questi affluiscono nuovamente nel sistema. In tal caso dobbiamo mandare i loro compagni a grattar via il pasticcio mentre si sta ancora raffreddando. I sopravvissuti mi dicono che attraverso le condutture si possono raggiungere tutti i punti del complesso. Io sorrido, dico loro quanto sono orgoglioso e poi li do in pasto ai porci. Ma solo che stavo perdendo sangue. Disattivazione del regolatore automatico di pressione.
Cosa vorresti fare, porcellino? Credi che ti permetterò di sabotarmi ancora? Voglio i miei figli, brutto bastardo. Ragazzi, lo scopriremo soltanto vivendo, cioè non capisco. Quindi ragazzi, per questo 11° episodio è tutto. Ci vediamo in un 12° episodio per scoprire il finale. Quindi ciao a tutti.